evento, ringrazio il dottore Grassi e poi per l'elevato livello dei relatori. Finalmente si parla di prevenzione e ricostruzione antisismica. Noi come ANCE, che rappresentiamo tutte le imprese del settore edilizio da oltre 75 anni, non nascondiamo che naturalmente in questo periodo attraversiamo un momento, diciamo, tra virgolette, felice dopo tantissimi anni di crisi, oltre 10 anni di crisi, e grazie anche, tra cui il super bonus e anche il Piano Nazionale di Resilienza, dove vede gran parte dei finanziamenti di oltre 200 miliardi, da quasi la metà che è un interesse nel nostro settore, di vedere naturalmente un futuro, anche se sempre breve, visto che e tutte le agevolazioni del Superbonus hanno una scadenza, e ahimè, una scadenza molto corta anche per il tipo di interventi che si dovranno fare nelle nostre città, nelle nostre abitazioni, che sicuramente non va a vantaggio di tantissime imprese del privato cittadino e che ha fatto innalzare i prezzi delle materie prime. Specialmente in alcune materie prime, in un modo esagerato e in un modo così veloce, rendendo molto difficile l'approvvigionamento dei materiali e naturalmente anche, visto l'enorme mole di lavoro che c'è in tutte le città, anche della carenza di manodopera. Visto anche, che negli ultimi 10 anni il settore dell'edilizia non era un settore cui si rivolgevano molti ragazzi o un settore, diciamo, dove si aspirava a lavorare. E purtroppo moltissime imprese, specialmente noi imprese ANCE che siamo strutturati e facciamo da tantissimi anni questi lavori, abbiamo avuto difficoltà notevoli sia del progetto materiale, ma anche di trovare manodopera specializzata. A maggior ragione, e noi grazie siamo riusciti, e sembra che ora è stato pubblicato che quasi tutti i lavori superiori a 516 mila euro di super bonus dovranno essere eseguiti da imprese strutturate, nel senso che tutte le imprese devono avere dal 1 luglio 2023, anche se c'è una norma transitoria dal 1 gennaio 2023, devono essere iscritte alla SOA. Questa mi sembrava una cosa naturale, scontata, visto che anche nel cratere del terremoto, tutti i lavori, visto che sono fondi pubblici e fondi dello Stato, devono essere eseguiti da imprese, che hanno una qualificazione SOA. Ci siamo battuti tantissimo su questo e finalmente siamo riusciti. Certo, il livello di 516 mila euro non è picco, non è basso, non è anche alto, ma è un primo segnale che diamo, soprattutto alle imprese serie e strutturate. È anche un segnale al privato cittadino che poi alla fine è il fruitore dei soldi dello Stato, del fruitore, quello che poi è il fruitore dell'agevolazione, di rivolgersi a imprese strutturate che abbiano un'adeguata conoscenza e un'adeguata storia, a maggior ragione quando si parla di adeguamenti sismici in edifici che rivestono una particolare importanza e ricordiamo sempre che gran parte, quasi la totalità degli edifici sono in uso, per cui sono abitati, per cui fare degli interventi di adeguamento sismico non è semplice, ma grazie alle nuove tecnologie e anche all'esperienza di tantissime imprese nostre dell'ANCE, ci sono nuovissimi metodi poco invasivi, che permettono pochi disagi. È ovvio che un adeguamento sismico, nella maggior parte, come avete accennato prima i relatori, sono miglioramenti sismici, perché molti adeguamenti molto invasivi in molti edifici, molte volte è difficile e poi molto dispendioso, anche se i massimali ce lo consentono. Per cui è purtroppo anche il tempo. Io devo ringraziare poi il commissario Legnini che è venuto incontro alle imprese perché
visto l'aumento dei prezzi, che c'è stata un'ordinanza, mi sembra ad aprile, dove dall'ordinanza 126 del 28 aprile, che ha riconosciuto l'aumento eccezionale dei prezzi, dando un nuovo segnale anche alle imprese e anche al presidente Sessa. Che io ricordo che noi ANCI facciamo parte della commissione consultiva e monitoraggio del decreto sul sisma bonus, quello del 2017, dove grazie anche alla collaborazione tra le imprese, i liberi professionisti e in questo caso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, siamo riusciti a chiarire tantissimi aspetti sull'applicazione. È ovvio che, come hanno detto moltissimi relatori prima di te, che il Superbonus è stato un evento storico, unico, addirittura tantissimi, unico anche nel suo genere, perché siamo l'unico Stato della Comunità Europea che applica questa agevolazione. E una volta ogni tanto gli altri paesi della Comunità Europea ci invidiano e ci fanno i complimenti per questa agevolazione fiscale. Ma visto che è nata con grandissima beneplacito anche nel nostro del lancio, però purtroppo, ma anche perché la norma lo prevedeva, su alcuni tipi di interventi ci sono, sono state segnalate all'Agenzia delle Entrate, ma mi auguro che non siano quei numeri che abbiamo sentito, sono state delle truffe. Però metto un punto di qua. Gran parte delle truffe sono state fatte sul bonus facciata, dove, ahimè, non c'era pochissimi, ci sono pochissimi controlli e pochissima documentazione da presentare. Quello che non è successo invece nel Superbonus, visto che si dicono che sono un 2-3% di ipotetiche sempre truffe che poi dovevano provare, però in questo caso di qua è sempre purtroppo quello che ne va di mezzo è sempre il privato cittadino che poi è quello che ha l'agevolazione fiscale. Questo sta di fatto che purtroppo nel giro di un anno si sono aperte quasi 8.500 imprese al codice Ateco edilizia. Io non li chiamo imprese, li chiamo partite IVA perché hanno non più di 2 o 3 operai, per cui sono entrato in un mondo dell'edilizia senza regole, naturalmente, perché chiunque si può scrivere, le norme lo prevedono, chiunque si iscrive alla Camera di Commercio e domani prende un lavoro del Superbonus del 110% di oltre 1 milione. A discapito di una qualità dei lavori, a maggior ragione su interventi di sisma bonus che richiedono una professionalità, una storia dell'impresa e una serietà e anche dei professionisti. Non si fa adeguamento sismico da un giorno all'altro, bisogna studiare, bisogna avere le capacità tecniche, avere una struttura dietro le spalle, avere un'esperienza. E questo è quello che noi più volte come ANCE abbiamo cercato di fare capire a tutti, sperando di esserci riuscito ultimamente con le nuove norme. Si parlava poi anche di rigenerazione urbana. Noi la scorsa settimana a Parma abbiamo fatto un evento dove abbiamo organizzato questo evento dopo 2 anni di duro lavoro insieme all'università, insieme al Ministero, insieme a tantissime imprese, a tantissimi enti locali. Naturalmente la rigenerazione, specialmente nelle città e specialmente nei nostri centri storici, parte da un adeguamento sismico degli edifici e anche principalmente l'adeguamento sismico di edifici rendendoli consoni alle esigenze odierne di molti edifici. Io faccio esempio, ci sono all'interno di molte città, ci sono, che non ha più senso, moltissimi opifici industriali che non hanno visto anche le strade, l'accesso, non hanno più moto, per cui è ovvio che bisogna dare nuova vita e nuova destinazione d'uso a moltissimi edifici. Poco si è fatto, purtroppo le leggi nostre urbanistiche è un settore molto complesso, tantissimo si è fatto un adeguamento sismico con moltissime norme, pochissimo si è fatto con le norme urbanistiche e nella rigenerazione urbana delle nostre città che sono il vero motore pulsante della nostra economia. Esempio lampante è quello che si è fatto a Milano, che è diventato un vero motore di ricchezza e che
Viaggiando, viaggiando in Europa, ho potuto constatare che forse solo Londra ha un livello di implementazione di infrastrutturale, anche di servizi, di edifici, di rigenerazione urbana come Milano. Per cui noi siamo molto contenti di quello che si è fatto a Milano, anche perché ci sono un ottimo connubio tra le amministrazioni comunali, chi governa il territorio e gli imprenditori. Per cui, quando c'è un ottimo connubio tra imprenditori, stakeholder e investitori e chi governa il territorio, sto parlando delle amministrazioni comunali ed anche quelle regionali, qua si può fare tanto. Il privato non può fare nulla se non è sempre accompagnato e sostenuto dalla burocrazia e dalla pubblica amministrazione. Si parla tantissimo molto di qualificazione delle imprese di costruzione, ma tutto parte molto dalla qualificazione della pubblica amministrazione. Non possiamo pensare di obbligare le imprese di costruzione a usare il BIM quando la pubblica amministrazione non ha il personale e neanche gli strumenti per poter stare a poter competere anche con i privati. Tanto si è fatto, sperando, e poi concludo perché ho visto che ci sono tantissimi interlocutori e poi vorrei passare anche la. Dopo ci sarà un intervento di nostra impresa associata, l'ingegnere Federica Farinelli, che farà vedere un caso concreto di adeguamento sismico non invasivo. Tanto per cui io volevo ringraziare tantissimo e ho sentito tantissimi interventi di altissimo livello e vedo e sono speranzoso che c'è un ottimo connubio, un'ottima collaborazione tra le imprese, la pubblica amministrazione e il governo. Quello che non c'è stato negli anni precedenti, c'è consapevolezza di poter finalmente, col Piano Nazionale di Residenza, che non si verificherà mai più una cosa del genere, una svolta storica, non avremo più l'opportunità di questo treno che passa, finalmente di riammodernare e metterci in corsa e ritornare ai vecchi fasti l'Italia che era degli anni 60. Grazie di nuovo all'invito e poi continuerò ad ascoltare gli altri relatori. Grazie sempre.